Cari amici della trasmissione Baldo TV 361, rieccoci per un aggiornamento dal punto di vista meteorologico riguardante le prossime giornate. Io sono Riccardo Mazzocco, presidente del gruppo Facebook Meteo Basso Feltrino e Pedemontana Veneta. Cosa attenderci nelle prossime ore? Possiamo assolutamente annunciare come rispetto alle precedenti emissioni ed aggiornamenti, e questa volta ci troviamo di fronte ad uno stato di attenzione emanato direttamente dal centro funzionale decentrato della protezione civile che annuncia proprio un'allerta arancione, quindi criticità idrogeologica ed idraulica che andranno quindi ad interessare in particolar modo le prossime ore e nello specifico la notte prossima, la giornata di domani e parte di quella di martedì 31 ottobre 2023. In particolar modo la giornata di domani, lunedì 30 ottobre, specie nelle zone centro-settentrionali della regione, quindi zone dolomitiche centro-meridionali, e fascia prealpina e ad area pedemontana e alta pianura del Veneto. E cosa attenderci quindi? Richiamo di correnti meridionali piuttosto tese, specialmente in quota, con quindi forti raffiche di vento, ma con precipitazioni legate all'approfondimento di una saccatura che interesserà il Mediterraneo centro-occidentale. E questa ciclogenesi andrà proprio a formarsi nel cuore del Mediterraneo, quindi tra l'altro Tirreno e il Ligure, generando il richiamo di forti correnti meridionali, come appena detto, e con precipitazioni che saranno particolarmente abbondanti ed frequenti, nonché anche diciamo tra il diffuso e esteso. Le aree più meridionali della regione dovrebbero essere un po' più riparate dalle precipitazioni, dove i quantitativi saranno anche nettamente inferiori. Sulle zone prealpine e area pedemontana e pianura nord-orientale si potranno toccare tra i 120 e i 200 mm di pioggia in 24-36 ore, quindi dei quantitativi di pioggia particolarmente significativi, legati ed esaltati soprattutto anche dallo stau dinamico e orografico che rappresenta proprio il nostro territorio regionale, in quanto le correnti meridionali faranno da barriera con la catena alpina proprio ai nostri territori. Anche il limite delle nevicate sarà particolarmente elevato, complice appunto le correnti miti ed umide dai quadranti meridionali, che relegheranno quindi la quota delle nevicate oltre i 2400-2600 metri, anche se nella fase finale dell'episodio, ovvero nelle ultime ore di martedì, quando tuttavia assisteremo anche ad un progressivo diradamento delle precipitazioni, quindi a un successivo miglioramento, il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 2000 metri, quindi calerà progressivamente di quota, specie sulle Dolomiti, per ingresso di correnti dai quadranti nord-occidentali. Questa ciclogenesi sarà particolarmente significativa, quindi, come detto, monitoreremo la situazione e vi consigliamo di prestare più che la solita attenzione anche all'esporsi o all'avvicinarsi ai corsi d'acqua, quindi di primo ordine, ma anche proprio a possibili criticità legate anche a frane e smottamenti. Quindi veramente prestate più che la solita attenzione. Questa fase di maltempo, di stampo prettamente autunnale, proseguirà anche nei giorni successivi, pur con delle pause chiaramente. Infatti, la giornata di mercoledì 2 novembre vedrà proprio una situazione più stabile, con cieli soleggiati, almeno nella prima parte del giorno, poi le nubi tra il 1 novembre e la serata tenderanno progressivamente ad aumentare. E dal 2 novembre, quindi giovedì 2 novembre, le precipitazioni torneranno progressivamente ad interessare il nostro territorio veneto perché avanzerà una seconda saccatura, sempre piuttosto incisiva, anche se probabilmente meno significativa rispetto a quella precedente. Un via vai di perturbazioni, grazie allo sblocco delle correnti alle medie latitudini, quindi l'Atlantico ha aperto le porte con vari scenari piuttosto dinamici, che andranno quindi a coinvolgere gran parte anche della nostra penisola, in particolar modo i settori del nord Italia. Correnti, come detto, mediamente occidentali o sud-occidentali, a tratti anche sciroccali, e quindi afflusso di correnti ancora piuttosto umide e miti, che
che manterranno il livello termico superiore alle medie del periodo, anche se in alcuni casi, nelle fasi finali della staccatura con l'ingresso di correnti settentrionali, le temperature, almeno in quota, potrebbero temporaneamente portarsi su valori medi e tipici del periodo. E vi invitiamo a segnalare attraverso il canale Facebook del Meteo di Informazione, proprio Meteo Basso Feltrino e Pedemontana Veneta, attraverso commenti, foto e video dalle località in cui vi trovate, in modo da aggiornare e aiutarci a far questo e a tenere viva la pagina e a poter così essere collaborativi in questo. Invitiamo anche tutti coloro a poter essere anche iscritti a questa pagina, a seguire il canale di informazione Valdo TV, che spesso ci tiene sempre, diciamo, attivi sotto questo fronte meteo e ci permette quindi di aggiornarvi in tempo reale circa la situazione meteorologica. Quantitativi importanti di precipitazioni, per ora sono attive tutte le misure cautelative che dovrebbero arginare possibili criticità, ma ovviamente vi consigliamo veramente di prestare attenzione. Allerta arancione significa, lo ribadiamo, stato di attenzione per queste aree. Da Riccardo Mazzocco è davvero tutto, noi vi invitiamo a seguire i futuri aggiornamenti. Grazie per l'attenzione e arrivederci.